Piazza del Tempio di Diana, Colle Aventino, Roma. Tra le macchine parcheggiate vi è un tombino, apparentemente come tanti altri. Questo però è diverso. È la porta di accesso ad una meraviglia sotterranea, un tesoro nascosto e molto probabilmente legato alla figura di Traiano. L'accesso non è semplice e per questo il luogo non è né molto conosciuto né valorizzato. Sotto la superficie si spalanca un pozzo la cui discesa è riservata agli esperti. Alla base si scende ancora. Una ripida scala metallica conduce dalle volte fino ai pavimenti, che si trovano a oltre 10 metri di profondità sotto la piazza, permettendo di entrare nello straordinario monumento chiamato Privata Traiani. 5 grandi sale finemente decorate appaiono una dopo l'altra. Sono interamente dipinte e in eccellente stato di conservazione. Secondo molti studiosi, potrebbero essere una parte della dimora privata di Traiano, abitata prima di diventare imperatore. In altre parole, la casa di Traiano. Gli ambienti, alti più di 6 metri, presentano un sistema decorativo intatto, con pareti e volte a fondo bianco, caratterizzato da grandi riquadri su più registri, resi con linee rosse e gialle e separati da slanciati candelabri. Al centro dei pannelli sono presenti delicate e vivaci raffigurazioni di elementi vegetali o animali, maschere, nature morte, paesaggi idillico-sacrali. Molto ben conservata è anche la decorazione di un ambiente con una doppia volta a crociera, che mostra uno schema concentrico di figure geometriche realizzate con linee rosse, verdi e gialle, ornate da motivi floreali. L'esplorazione e la documentazione grafica e fotografica degli ambienti sono state condotte dagli speleologi dell'Associazione Roma Sotterranea, sotto la direzione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, nell'ambito di un più ampio progetto finalizzato allo studio del complesso monumentale e del relativo contesto storico e topografico. Per la prima volta è stato così possibile eseguire un'accurata campagna di rilievi e riprese videofotografiche del monumento. Un rilievo fotogrammetrico delle superfici, basato sull'acquisizione del dato fotografico, ha permesso di ottenere un rilievo 3D del sito Ipogeo, rendendolo virtualmente accessibile attraverso un modello tridimensionale. L'esame stilistico delle pitture lascia ipotizzare un ambito cronologico più tardo dell'età traianea, compreso tra l'età antonina e quella severiana. Solo alcune porzioni delle murature, visibili nelle lacune degli affreschi e in particolare le volte, possono essere datate dagli inizi del II secolo d.C. Successivamente il complesso fu parzialmente inglobato nelle fondazioni di un grande edificio. Con ogni probabilità, si tratta delle terme deciane, costruite dall'imperatore Decio tra il 249 e il 251 d.C. Il complesso monumentale è stato riportato casualmente alla luce negli anni 20 del Novecento, in occasione di lavori nell'area della piazza. È probabile che gli ambienti fossero stati già visti e ricoperti precedentemente, subito dopo la presa di Roma del 1870, allorché fu distrutto un caseggiato pertinente al vicino casale Torlonia. Probabilmente agli anni 20 risalgono anche le prime indagini, i rilievi e i restauri ancora oggi visibili. L'identificazione del complesso con l'indicazione Privata Traiani Domus è basata sulla citazione presente nella lista dei monumenti dell'Aventino, tramandata da uno dei cataloghi regionari di età costantiniana, la Notizia Urbis Rome.
Di particolare interesse per l'identificazione della dimora di Traiano risulta anche l'iscrizione rinvenuta nell'area della chiesa di Santa Prisca, che nomina una Domus Ulpiorum da situare nelle immediate vicinanze. Vista l'importanza e la bellezza di questo monumento, è auspicabile la progettazione di un più ampio accesso, tale da permettere l'esecuzione in sicurezza dei necessari lavori di pulizia e consolidamento. Sarebbe così possibile rendere visibile e visitabile il sito archeologico e consentire a tutti di entrare in quella che doveva essere la Casa di Traiano.